Presidente Fabrizio Vigni, Senambiente si trova a presentare questa mattina una nuova iniziativa che riguarda la raccolta differenziata. Tra l'altro su Siena il traguardo raggiunto dalla raccolta differenziata appunto negli anni è ragguardevole rispetto anche al resto d'Italia. Che cosa presentiamo stamattina? Presentiamo l'avvio della raccolta differenziata dell'organico nel centro storico, è un'iniziativa che parte d'intesa con il Comune di Siena. L'obiettivo è migliorare ancora di più la raccolta differenziata. È vero che Siena ha già raggiunto buoni risultati, siamo intorno al 46% di raccolta differenziata, ma possiamo, dobbiamo, vogliamo fare molto meglio e molto di più. Ricordiamo solo, tanto per avere un riferimento, che l'Europa giustamente indica come obiettivo da raggiungere quello di avviare al riciclo almeno il 50% dei rifiuti urbani, e la raccolta differenziata è il primo anello per poi poter riciclare la plastica, il vetro, l'alluminio e anche l'organico. Questo è l'obiettivo, questa è la sfida. Le attività che svilupperemo gradualmente nel centro storico nel corso di quest'anno, del 2012, partendo intanto alla fine di febbraio dalla zona del Terzo di Camollia, ha come obiettivo proprio di incrementare la raccolta differenziata dell'organico. Questa è la sfida. Allora, vogliamo spiegare meglio quali sono i rifiuti organici e poi quali saranno i vantaggi, o se ci saranno anche gli svantaggi, per i cittadini che sono abituati al porta a porta con l'indifferenziato, la carta e la plastica. Beh, si tratta solo di aggiungere alle attività di raccolta differenziata che già i cittadini senesi fanno per quanto riguarda la carta e il multimateriale, anche quella dell'organico, che per capirci sono, a cominciare dai resti del cibo, della nostra alimentazione, tutti i rifiuti di natura organica. Vi sarà una raccolta 3 giorni alla settimana, nei giorni di lunedì, giovedì e sabato. A partire dalla prossima settimana, addetti di Senambiente passeranno casa per casa nelle strade interessate, famiglia per famiglia, non solo per dare tutte le informazioni sui giorni di raccolta, su come si fa correttamente la raccolta differenziata dell'organico, ma anche per consegnare un kit che comprende una biopattumiera, i sacchetti di colore viola che saranno quelli per la raccolta differenziata dell'organico. Ecco, ci tengo a sottolineare molto questo. Senambiente e l'amministrazione comunale faranno il massimo dal punto di vista, ora, per dare l'informazione corretta a tutti i cittadini e poi per far funzionare al meglio il servizio. Ma come al solito, naturalmente, poi fondamentale è il comportamento quotidiano di ciascuno di noi. Beh, ecco, a tal proposito potremmo far riferimento allo sciopero che c'è stato ieri e l'altro ieri, promosso appunto dal personale del comparto ambientale per questioni contrattuali, che ha visto insomma un po' di disagi in tutta la città, gente che si è lamentata. In realtà una comunicazione efficace e capillare da parte di Senambiente l'abbiamo vista su tutti i canali mediatici. Sì, sono stati 2 giorni di sciopero nazionale degli addetti al settore dell'igiene ambientale per il rinnovo del contratto. Questo ha prodotto inevitabilmente una serie di disagi, per quanto abbiamo cercato di garantire i servizi minimi essenziali. Siamo impegnati proprio in queste ore a riportare a normalità la situazione, quindi la pulizia delle strade a partire dai centri storici, e contiamo di farlo più rapidamente possibile. Certo è vero che quello che è avvenuto in questi 2 giorni ci ricorda che la pulizia delle nostre strade, della nostra città, non è mai qualcosa di scontato, ma ogni giorno appunto presuppone il lavoro di centinaia di persone, e che quando si parla di ambiente, quando si parla di rifiuti in particolare, non è sufficiente che l'azienda che fa questo mestiere lo faccia nel migliore dei modi, che le amministrazioni facciano il proprio mestiere nel migliore dei modi, ma anche che ciascuno di noi come cittadino faccia la propria parte, quindi a cominciare dal modo in cui si fa raccolta differenziata nelle proprie abitazioni. Perché la dico così, se su 10 persone 8 si comportano correttamente, correttamente vuol dire rispettare gli orari, vuol dire fare la raccolta differenziata, bastano 2 che non lo fanno per non far girare la ruota nel verso giusto. Ecco. E quindi è un appello
appello alla responsabilità di ciascuno di noi. D'altra parte, se posso dirla così, nulla di nuovo sotto il sole. A rileggersi il Costituto di Siena del 1309, già lì ci sono scritte una serie di regolette da rispettare per quanto riguarda, diciamo, i rifiuti e la pulizia delle strade. Quindi è un appello al senso civico di tutti i cittadini senesi. Contiamo sul fatto che si dimostreranno anche in questa occasione all'altezza.